Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video. A quanto pare c'è speranza nel mondo, visto che un sacco di gente mi sta consigliando dei batteristi incredibili. Minchia, e a volte sono anche un fighetto, perché tipo oggi parliamo di Josh Eppard, batterista dei Coeda in Cambria. Io ero rimasto che ci fosse Chris Penny nei Coeda in Cambria, invece un cazzo, perché questo qua sembra che sia stato addirittura quello che c'era prima di Chris Penny, è tornato poi nel 2011, quindi Chris Penny non è lì da 11 anni, quindi mi sono poco informato, però beh, cazzo, datemi credito, non posso sapere tutto, anzi più sai e più sai di non sapere, giusto? Bentornati ragazzi, bentornati. Allora, avevo cominciato a vedere il suo video e poi mi sono detto no, facciamo un bel video. I Coeda in Cambria, dato a un canale dove sembra che ci siano un sacco di roba da vedere, questo è il primo che ho beccato. Coeda in Cambria sono un gruppo figo. Io conosco la roba che ha fatto Chris Penny, che ha suonato al Modern Drummer, mi hanno sempre colpito perché è un gruppo comunque molto particolare, abbastanza ascoltabile ma no, assolutamente non banale, molto interessanti le melodie, quindi oggi ce le riascoltiamo insieme. E questo Josh Eppard sembra proprio figo, ho visto proprio i primi secondi, infatti ormai queste reaction, tra virgolette, sono così oneste e super, cioè, non mi sto manco più preparando un cazzo. Ah, una cosa importante ragazzi, prima di partire, io scherzo, cioè da poco un tipo mi ha scritto dei commenti, perché dici che siamo dei fighetti, io ho un canale YouTube dove facciamo, ragazzi, cioè... A me non me ne fotte un cazzo, io cerco di ridere, io questi video li faccio per intrattenermi, io sono contento se tu hai un canale YouTube e parli, che cazzo ne so, di batteristi che io no, di cui non voglio parlare, perché per me è uno scherzo, per me ognuno può fare il cazzo che gli pare, capito? Quindi per me c'è anche questa cosa dei fighetti, è uno scherzo, è ironia, cioè ormai ovviamente viviamo un'epoca in cui tutti si offendono, è la Madonna, fate le due cazzo di risate, cioè qua si scherza, cioè la batteria è un argomento serissimo, la musica, ma cazzo, non è che non si può dire una puttanata, non si può scherzare, che subito c'è il tipo che si indigna, stiamo scherzando, se ti devi offendere vai da un'altra parte, qua siamo qua per ridere e per ascoltare musica. Qualcuno gli ha montato la batteria male, però no, scherzo. C'è anche il mixaggio, finalmente una batteria che non è ultra compressa, ultra campionata, che sapete che ormai i playthrough con le batterie così mi hanno rotto il cazzo. Qua è una batteria bella, naturale, ovviamente equalizzata, però... Il Charleston sembra un 16, non vedete una cazzata, perché se questo mettiamo il rullante classico da 14, abbiamo 14, sta di più anche, questo è un 14, mi sa che cazzo è un 18. Chi lo sa, batta un colpo nei commenti. Questo, oh, vi dico la verità, non me l'aspettavo il ride sotto con la mano sinistra, non me l'aspettavo. Dicevo, il Coeda in Cambria è un gruppo appunto melodico, un gruppo ascoltabile ma interessante, no? Non ha la solita batteria alla italiana, tuc, cac. Adesso qualcuno si offende, che non si può dire mica, raga, fatemi una risata. No, dico, è un gruppo con queste linee vocali molto interessanti e una parte di batteria un po' pazzerella, molto creativo.
Oh, ragazzi, questo Josh Heppard mi piace, bello, figo, un po' panchettone, un po' picchiatore, un po' alla faccio come cazzo voglio io, quindi per me è un sì. E poi sotto è uno preso bene, si sta divertendo. Figo, 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 mi piace, mi piace, mi piace, molto particolare. Ragazzi, notare che ha una doppia microfonazione dei tom. Se non. Sì, sia sopra che sotto. Questo qua sembra un Sennheiser. Cioè, se, sì, ce n'è uno sopra e sembra anche qua uno sotto. Quindi il tom è microfonato sopra e sotto. Non avevo mai visto una cosa del genere. Se qualcuno tra di voi è un fonico, mi faccia sapere se sta roba è comune o se è un'invenzione di questo tipo. It's you and I, do or die. Bravo, bravo. Mi è piaciuto moltissimo, cazzo. Bello sanguigno, bello metal, sudato, bello rock. Mi piace, mi piace. Non assolutamente non fighetto. Quindi per me, Josh Heppard, complimenti. Avrò curiosità di indagare meglio sul suo stile, sulla musica anche dei Coda and Cambria, che comunque mi piacciono sempre. Ogni canzone che ascolto dei Coda and Cambria mi piace. Quindi sarà sicuramente l'occasione per approfondire questa band. Un like, un commento, attivate la campanella e continuate a consigliarmi batteristi così fighi perché grazie a voi ne sto conoscendo un sacco. Molti di voi, grazie a me, conoscono batteristi nuovi, ma io, grazie a molti di voi, conosco ancora tanti batteristi nuovi ed è figo che finalmente parliamo di roba diversa. Un abbraccio, ragazzi, a presto, ciao!